Si è scoperto che l'isterismo, l'epilessia, la tubercolosi e il cancro derivano tutti da abusi commessi in una vita precedente. Alcuni soggetti esaminati, pur essendosi lasciati andare a soddisfare le loro tendenze lascive, rivelavano nel medesimo tempo una natura eccezionalmente religiosa e devota. Nei casi considerati, sembra che il corpo fisico di cui dispongono nell'attuale vita sia perfettamente sano e che l'affezione di cui soffrono sia di ordine puramente mentale. In altri casi, le persone considerate, nella vita precedente, si erano lasciate andare ai propri istinti passionali. Inoltre, denotano un carattere vile, una spregevole indifferenza verso i propri simili. In questi casi la legge di causa ed effetto ha frequentemente prodotto l'epilessia, il rachitismo o l'isterismo, che sono spesso associati ad un corpo deforme. È frequente il caso che il cancro al fegato e ai polmoni sia conseguenza di una vita vissuta nei vizi sopra descritti. Raccomandiamo ancora ai nostri lettori prudenza e riflessione prima di trarre conclusioni definitive dalle informazioni generali qui indicate. Quanto abbiamo esposto non costituisce una regola categorica. Il numero di investigazioni che abbiamo potuto trarre, pur essendo elevato, è limitato se lo si raffronta al numero di esseri umani che sono individualmente interessati a questi problemi. Noi tuttavia possiamo dire che le constatazioni fatte concordano con gli insegnamenti dati dai fratelli maggiori nella cosmogonia riguardanti gli effetti deleteri dell'eccessivo materialismo. Il rachitismo, cioè un indebolimento delle parti ossee, oppure la tubercolosi, cioè l'indurimento dei tessuti che dovrebbero rimanere molli e flessibili, ne sono una conseguenza. Il cancro ha degli effetti del tutto simili. Se si pensa che il segno del cancro è governato dalla Luna, pianeta della generazione, e che a sua volta la sfera lunare è denominata da Jehova, signore della generazione, i cui ministri, gli angeli, presiedono alle nascite e le annunciano, come fu per Isacco, Samuele, Giovanni Battista e Gesù. E allora è facile comprendere che l'abuso della funzione creatrice può causare il cancro e la pazzia in tutte le sue differenti forme.